Il castello San Giorgio e il golfo lì davanti, con tutte le sue luci, hanno fatto da palcoscenico ideale per la prima uscita estiva dell'associazione musicale Il Pianoforte, del maestro Claudio Cozzani, con la sapiente regia organizzativa di Marina Giuntoni. Prima serata di 5 che abbracceranno vari territori della provincia spezzina, da Arcola ad Ameglia, a Bolano, a Monterosso al Mare. Come overture, il sodalizio spezzino ha scelto musiche di tango. Tres Portango, I Celeste Gugliando, Involver. Spettacolo milonga con brani dall'epoca della Guardia Vieja fino all'età dell'oro e al tango nuevo. Protagonista la celebre cantante Celeste Gugliandolo, accompagnata da Tres Portango, con Maurizio Baudino alla chitarra, Angelo Vinale al clarinetto, Alberto Fantino alla fisarmonica. Eseguite tra le altre composizioni di Piazzolla, Gardel, Lawrence, Mores, Almaran, giusto per citarne alcune. Il cartellone di eventi dell'associazione Il Pianoforte rientra in quello più ampio della rassegna provinciale I Luoghi della Musica, giunta alla sua 28esima edizione. Prossimo appuntamento il 1 agosto ad Arcola. Nei giardini del Pozzo di Via Valentini, al Ponte di Arcola, abbiamo un bellissimo concerto dedicato alla musica da film, intitolato Un mondo di colonne sonore, in cui sarà protagonista anche qui una bravissima cantante, molto giovane, Maria Grazia Schei, che è stata protagonista di Sanremo Young Giovani nel 2019, e accompagnata dal Perugio Muovi Ensemble, che è una formazione strumentale molto ampia con pianoforte, clarinetto, fisarmonica, chitarra, flauto e percussioni. Faranno tutte musiche da film, anche a partire dai film di animazione di Walt Disney, fino alle grandi colonne sonore del cinema americano. E l'ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Al Castello San Giorgio, in una politica che tende a valorizzare sempre più il settore cultura dopo i 2 anni di pandemia, non si è nuovi a ospitare eventi culturali di un certo spessore. In generale tutta l'estate noi vi proponiamo un programma che si chiama Le Notti al Castello ed è una rassegna che copre tutti i 2 mesi di luglio e agosto e sono eventi di tipo molto diverso. Fra loro ci sono conferenze legate alla storia della città, legate all'archeologia, ci sono presentazioni di libro e ci sono anche dei bellissimi concerti.